Buongiorno a tutti, sono Barbara Sorgesa da Formez PA. Vi diamo il benvenuto in occasione dell'ottavo appuntamento del ciclo formativo La Didattica. Con oggi andremo a concludere il secondo modulo del ciclo formativo, quello sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo sempre in compagnia del nostro esperto, l'avvocato Vito Vacca. La nostra full immersion nel PNRR concluderà con un overview su quelle che sono le caratteristiche tecniche di un avviso pubblico proprio in ambito PNRR. Quindi andremo a vedere come si struttura un avviso pubblico in tutte le sue sezioni di riferimento per capire sia come va predisposto, sia eventualmente decidessimo di partecipare, cosa aspettarci. Prima di lasciare la parola al nostro esperto avvocato Vito Vacca, solamente un paio di comunicazioni di servizio. Prevediamo una brevissima pausa verso la metà dell'incontro, circa 5-10 minuti, questo lo diciamo per vostra opportuna organizzazione. Poi per tutte le vostre domande, dubbi, curiosità, continuiamo a utilizzare lo strumento della chat. L'avvocato Vito Vacca si prenderà un po' di tempo prima della conclusione del nostro incontro per rispondere. Qualora non si riuscisse ad esaurire tutte le domande, non vi preoccupate, verrà predisposto un file di FAQ messo disponibile online. Avvocato Vito Vacca, a te la parola, grazie mille. Grazie Barbara, grazie. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo quarto webinar che conclude il percorso relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa mattina ci occupiamo delle caratteristiche tecniche di un avviso pubblico in ambito PNRR. E ci sono state delle istruzioni tecniche del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanze, che guidano, diciamo, i soggetti attuatori nell'emanazione di avvisi pubblici che siano in linea con i requisiti, con le richieste, le caratteristiche tecniche che questi avvisi devono avere per essere congrui rispetto alle direttive e alle indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questa prima presentazione la nostra attenzione si focalizza sulle specifiche modalità di predisposizione di un avviso pubblico a valere sulle risorse del PNRR ed esaminiamo le prime 10 sezioni. Abbiamo, diciamo, scorporato l'avviso pubblico in 20 sezioni. Nella prima presentazione esamineremo le prime 10 sezioni che compongono l'avviso e nella seconda presentazione, dopo la pausa, invece ci occupiamo delle sezioni da 11 a 20, quindi delle seconde 10 sezioni che vanno a comporre la struttura dell'avviso pubblico in ambito PNRR. E quindi qui vedete nell'indice degli argomenti le varie sezioni di cui andiamo adesso ad occuparci, dalla 1 alla 10. La prima sezione dell'avviso si apre con l'enunciazione delle finalità generali dell'avviso stesso, che valgono a definirne il contesto di applicazione. A tal fine viene di norma richiamata la base giuridica e sono fornite indicazioni sui destinatari e sull'ambito tematico o settoriale cui l'avviso è diretto. Nonostante le priorità, gli obiettivi e i risultati attesi che attraverso la procedura si vogliono attuare e conseguire. Dette finalità generali troveranno poi declinazione nel proseguo dell'avviso con la disciplina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai destinatari, con l'indicazione della tipologia degli interventi finanziabili, delle spese ammissibili, dell'agevolazione, del tipo di agevolazione concedibile, nonché l'esplicitazione delle ulteriori regole pertinenti. Lo scopo principale, quindi, di questa prima sezione è quello di fornire le indicazioni introduttive, le prime informazioni relative al contesto in cui si inserisce l'avviso, indicando gli atti, i provvedimenti, i documenti utili che
che sono necessarie a delimitare correttamente il framework, quindi il quadro regolatorio e normativo in cui si andrà ad operare. A tali aspetti si dovranno poi aggiungere ulteriori elementi descrittivi utili a contestualizzare in maniera opportuna la procedura selettiva nell'ambito del PNRR secondo la missione, la componente e l'investimento di riferimento, garantendo l'identificazione delle specifiche milestone e target, quindi dei traguardi intermedi e degli obiettivi finali che sono collegati all'avviso, ed associando allo stesso avviso il codice di investimento di sua pertinenza, che poi vedremo adesso più avanti. Pertanto, nella sezione finalità ed ambito di applicazione dell'avviso pubblico troviamo le finalità generali dell'avviso, obiettivi, risultati attesi, ambito di applicazione, le indicazioni di massima sui destinatari e sull'ambito di tipo tematico o di tipo settoriale cui l'avviso è diretto, l'individuazione del contesto, nonché la base giuridica di riferimento, il richiamo generale della fonte normativa di riferimento e quindi il framework regolatorio e normativo in cui si va a operare, quindi il quadro di riferimento normativo nel quale andremo ad operare. Pertanto, nella sezione finalità ed ambito di applicazione dell'avviso pubblico, abbiamo detto le finalità, scusate, il quadro. Inoltre, sempre nella prima sezione, ritroviamo i principi generali previsti dalla normativa nazionale europea di riferimento applicabile al PNRR, la contestualizzazione in maniera opportuna della procedura selettiva che riguarda la missione, la componente di investimento, la misura relativa del PNRR, poi queste cose le vediamo più avanti nel dettaglio. Andiamo a identificare, dicevamo, specifici milestone e target associati al singolo avviso e relativo codice di investimento, e che sia garantita la coerenza degli obiettivi della procedura selettiva con gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4 del regolamento 241 del 2021. Sappiamo ormai che il regolamento 241 del 2021 è quello che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è il dispositivo europeo che finanzia il PNRR italiano e quello di tutti i PNRR anche degli altri paesi europei, quindi che ha istituito la Recovery and Resilience Facility, quindi le risorse europee, e chiaramente l'articolo 4 richiede una serie di requisiti che poi ritroviamo nel PNRR, nelle varie missioni, nelle componenti e nelle schede di dettaglio, nelle schede tecniche. Nelle schede tecniche che accompagnano il PNRR. Inoltre, sempre in questa prima sezione, vanno richiamati gli obblighi in materia di comunicazione e informazione che sono previsti all'articolo 34 del regolamento 241 del 2021. Sapete che per tutte le risorse europee Bruxelles ci tiene molto che sia veicolata l'informazione che quei progetti, che quelle iniziative, che quegli investimenti sono finanziati o cofinanziati con risorse europee, quindi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, per cui garantire anche la presenza dell'emblema dell'Unione Europea nell'intestazione dell'avviso e nella documentazione allegata, e infine esplicitare il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e dall'iniziativa Next Generation EU, inserendo la frase tra virgolette finanziato dall'Unione Europea trattino Next Generation EU.
Quindi proprio perché sia chiara l'origine delle risorse che vengono utilizzate nel finanziare l'investimento. Inoltre, sempre in questa prima sezione, citare le finalità generali a cui tutti gli avvisi devono ispirarsi e quindi ora vedremo più nel dettaglio il principio di NSH, cioè di non arrecare un danno significativo all'ambiente, e i tag, che sono di due tipo, il tag climatico e il tag digitale, anche questi poi li vediamo più avanti nel dettaglio. Chiaramente bisogna nell'avviso assicurare la parità di genere, la valorizzazione dei giovani, ove pertinente la riduzione dei divari territoriali, ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche relative alla specifica misura. Inoltre, anche qui, tra virgolette, diciamo un titolo classico di un avviso in ambito PNRR può essere, virgolette, avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per le cose da fare, da finanziare nell'ambito del PNRR, missione, quindi indicando la missione, indicando la componente, l'investimento e la misura. Finanziato dall'Unione Europea, trattino Next Generation EU, chiuse virgolette. E passiamo alla seconda sezione che riguarda i riferimenti normativi. Si riporta l'indicazione puntuale delle fonti normative di riferimento utilizzate per la redazione del documento, solitamente suddivise tra disposizioni generali e disposizioni specifiche, europee e nazionali, ed eventualmente regionali, trattandosi di una procedura selettiva espletata nell'ambito del PNRR, è necessario richiamo puntuale alla normativa nazionale ed europea di riferimento applicabile al PNRR, nonché ad alcuni provvedimenti attuativi specifici ai quali i soggetti attuatori dovranno conformarsi. I riferimenti normativi principali sono di seguito indicati e quindi chiaramente nella introduzione dell'avviso pubblico richiameremo, visto il regolamento europeo 12 febbraio 2021 numero 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che abbiamo visto da qui nasce tutto. Poi, visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata l'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021. Ancora vista in particolare la missione, che richiamiamo la componente, l'investimento, o nel caso la riforma, la misura del PNRR che prevede. E proseguiamo richiamando il regolamento finanziario, che è il 1046 del 2018, e gli altri collegati in ambito finanziario, per passare a, visto il decreto legge 6 maggio 2021 numero 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 101, che riguarda le misure urgenti relative al fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Questo richiamo alla normativa del fondo complementare la utilizzeremo nel caso in cui il finanziamento dell'avviso sia inserito non esclusivamente nelle risorse europee RRF, ma sia completato con le risorse nazionali di cui appunto al decreto legge 59 del 2021, che quindi alloca i 30,6 miliardi di risorse nazionali nel fondo complementare al PNRR. Proseguiamo richiamando il decreto legge 31 maggio 2021 numero 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 108, che reca governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Questo decreto legge 77 del 2021 è il cosiddetto decreto legge sulla governance del PNRR, perché contiene le norme per la governance multilivello del PNRR. Proseguiamo con visto il decreto del ministro competente per le risorse, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente l'istituzione della struttura di missione. Questo serve per richiamare l'amministrazione centrale competente e la relativa struttura di missione attivata presso quel ministero ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021 numero 77, perché sappiamo, abbiamo visto nel primo webinar, che le risorse sono allocate in capo alle amministrazioni centrali, quindi ai ministeri, ai dipartimenti, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, e che in ognuna di queste amministrazioni è stata attivata un'unità di missione, una struttura di missione che si dedica nello specifico alla gestione delle risorse del PNRR. Proseguiamo con visto il decreto legge 9 maggio 2021 numero 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 numero 113, che reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia. Queste sono le norme per il personale che può essere attivato e reclutato per la gestione dei progetti in ambito PNRR, e il decreto legge 80 del 2021. Ancora, vista la legge 16 gennaio 2003, numero 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, e in particolare l'articolo 11, comma 2 bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso. E siamo quindi arrivati al CUP. Infatti, dobbiamo anche richiamare la delibera CIPE numero 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP. Il CUP, come sappiamo, è il codice unico di progetto, e nell'utilizzo di tutte le risorse pubbliche, di tutte le risorse pubbliche nazionali, europee, eccetera, è obbligatorio il CUP, altrimenti poi quelle risorse non si possono tracciare, non si possono rendicontare, e quindi è fondamentale avere il CUP, il codice unico di progetto. Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi del PNRR corrispondenti milestone e target, questo è il decreto ministeriale del MEF, che ha allocato le risorse ministero per ministero, che ha ripartito le risorse del PNRR in capo alle amministrazioni centrali, e che è stato poi pubblicato il 24 settembre 2021 in Gazzetta Ufficiale. Quindi un atto importante, perché, come dire, è la fonte giuridica dell'allocazione delle risorse ai singoli ministeri. Proseguiamo con visto l'articolo 1,1042 della legge 30 dicembre 2020 numero 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050
nonché le modalità di rendicontazione nella gestione del fondo di cui al comma 1037. Questo, che cosa è questa normativa? È la normativa che al comma 1037 introduce il fondo di rotazione, quindi c'è un fondo di rotazione presso il MEF, presso il Ministero dell'Economia, che serve a far circolare le risorse tra quelle che arrivano da Bruxelles e quelle che vengono poi dal MEF incanalate verso i singoli ministeri. Quindi c'è un fondo di rotazione che serve come snodo delle risorse finanziarie del PNRR. E quindi, visto l'articolo 1,1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, numero 178, ai sensi della quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico. Sappiamo che questo apposito sistema informatico dovrà entrare in funzione entro il 30 giugno 2022, perché è un impegno che abbiamo preso con Bruxelles. Si chiama REGIS. Ed è il sistema unico nel quale dovranno poi confluire tutti i dati relativi all'implementazione del PNRR. Ancora, visto l'articolo 17 del regolamento europeo 852 del 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, in inglese DNSH, cioè Do No Significant Harm, e la comunicazione della Commissione europea del 2021 C58/01, che reca orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. Quindi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, quindi il regolamento 241 del 2021, richiama questo regolamento del 2020, che è conosciuto come regolamento sulla tassonomia europea, che ne avrete sentito parlare sui media, la storia del gas, del nucleare, eccetera, quali siano ammissibili o non ammissibili. Insomma, questo regolamento 852 del 2020 introduce questo importante principio, perché ve lo ritroverete sempre davanti, del non arrecare un danno significativo all'ambiente. Ancora, visti i principi trasversali previsti dal piano nazionale, quali tra l'altro il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, cosiddetto to tag, da taggare, no? Tag, come quello di Facebook, quindi to tag, il tagging, uno relativo alle risorse dedicate all'ambiente e uno dedicato alle risorse in campo digitale, perché, come sappiamo, il PNRR dei singoli Stati membri deve rispondere a una certa cifra allocata su queste due priorità, che sono quella ambientale e quella digitale. Inoltre, richiamando il principio di parità di genere, uomo-donna, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani. Ancora, visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone, quindi di traguardi intermedi e di obiettivi, nonché degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR. E questi sono i principali riferimenti normativi che vanno richiamati nella seconda sezione dell'avviso pubblico, che è intitolata appunto Riferimenti normativi. Inoltre, qualora le agevolazioni si rivolgano a piccole e medie imprese o ad altri soggetti che svolgono attività economica, all'interno dell'avviso devono essere altresì inseriti i riferimenti normativi e gli adempimenti specifici derivanti dal regime utilizzato,
nonché le prescrizioni richieste da una normativa vigente in materia di aiuti di Stato. In tale contesto devono essere fornite indicazioni relative ai vincoli e alle prescrizioni derivanti dallo specifico regime di aiuto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: base giuridica in base alla quale l'aiuto viene concesso, modalità di attuazione della misura, indicazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai destinatari, tipologia degli interventi finanziabili, regole in tema di ammissibilità della spesa, agevolazioni concedibili ed esplicitazione delle ulteriori regole pertinenti. Quindi questo riguarda il discorso degli aiuti di Stato quando i destinatari sono delle imprese. Arriviamo alla terza sezione dell'avviso pubblico, che è una sezione cosiddetta opzionale, nel senso che è meglio che ci sia, potrebbe non esserci, e se c'è, l'avviso in apertura contiene le esplicitazioni delle finalità dell'intervento e contiene anche una sezione dedicata alle definizioni, e quindi contiene un elenco di termini utilizzati con l'esplicitazione del significato tecnico che questi termini assumono nel contesto dell'avviso. Pertanto si forniscono chiarimenti in merito alla terminologia adoperata in maniera sintetica o per sigle ed acronimi. Si tratta di un contenuto opzionale volto a semplificare la lettura del testo. Dette definizioni possono essere individuate in via convenzionale per le specificità del singolo avviso, ovvero possono recepire nozioni poste da norme generali. Trattandosi di una procedura selettiva espletata nell'ambito del PNRR, è opportuno un richiamo puntuale alle principali definizioni specifiche del piano nazionale e quindi proprio della terminologia tecnica delle sigle che vengono utilizzate nell'ambito del PNRR. Passiamo alla quarta sezione dell'avviso, che individua la dotazione finanziaria complessiva, quindi l'ammontare delle risorse destinate all'avviso, specificandone la fonte finanziaria e la consistenza. È necessario esplicitare la fonte finanziaria in modo chiaro e circostanziato, e quindi le risorse, il finanziamento che proviene dal PNRR. Qual è la missione nella quale sono allocate queste risorse? La componente del piano è ancora l'investimento o la riforma a cui si fa riferimento, e infine se c'è la misura all'interno dell'investimento. Pertanto, riepilogando, la presente sezione deve contenere la dotazione finanziaria complessiva dell'avviso, la previsione di fonti di finanziamento integrative, se per caso, nel caso siano previste per esempio risorse nazionali aggiuntive o regionali, oltre a quelle europee, oltre a quelle del piano, l'indicazione della o delle fonti finanziarie e della relativa consistenza, quindi nel caso ci siano più linee di finanziamento, l'indicazione degli atti contabili, l'esplicitare tra le fonti finanziarie il finanziamento da parte del PNRR, quindi citando la missione, la componente, l'investimento o la riforma a cui si riferisce. E siamo alla quinta sezione, nella quale vanno chiaramente e puntualmente individuate
le categorie di potenziali soggetti attuatori ai quali è rivolto l'avviso pubblico, che saranno successivamente responsabili dell'avvio, dell'attuazione, della funzionalità del progetto finanziato nell'ambito dell'investimento del PNRR. Allora, attenzione a questo punto. Qui nella slide noi parliamo di soggetti attuatori, ma può trattarsi anche di soggetti realizzatori. Quindi sappiamo che ci sono le amministrazioni centrali, i ministeri, che sono titolari delle risorse, i quali individuano dei soggetti attuatori, che possono essere le regioni, possono essere le province, i comuni, gli enti locali. A loro volta, gli enti territoriali, gli enti locali, possono individuare dei soggetti realizzatori. Quindi attenzione. Questa impostazione dell'avviso vale sia per i soggetti attuatori, ma anche per i soggetti realizzatori. Quindi, diciamo, facciamo il caso tipico di un ente locale, non so, di un comune, che da un lato si trova a essere destinatario di un avviso pubblico emanato dal ministero, e dall'altro, qualche mese dopo, può essere lui comune a emettere un avviso pubblico per individuare il soggetto realizzatore del progetto. Quindi attenzione che questa impostazione di cui parliamo questa mattina dell'avviso pubblico vale sia per individuare i soggetti attuatori, ma vale anche per individuare i soggetti realizzatori dei progetti. E quindi nella sezione quinta troviamo anche i requisiti e le caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto l'avviso, il possesso della capacità operativa ed amministrativa, al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e nei termini previsti. Ancora, l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni, quindi se questi soggetti hanno avuto problemi, chiaramente in questo caso parliamo dei soggetti privati, realizzatori, se hanno avuto problemi a contrarre con la PA per problematiche avute in passato. Inoltre l'adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, che come sappiamo deve essere sempre rispettato. Eventuali ed ulteriori qualificazioni da fornire su richiesta all'amministrazione responsabile. Aderenza alle indicazioni fornite nella scheda di dettaglio, quindi nella scheda tecnica che riguarda la componente del PNRR sulla quale stiamo lavorando. Il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario, il 1046 del 2018. Regolamento finanziario europeo. Inoltre, garantire quanto previsto l'articolo 22 del regolamento 241 del 2021 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interesse e prevenzione delle frodi e della corruzione. Passiamo alla sesta sezione dell'avviso che individua le categorie di intervento finanziabili, illustrando il contributo che gli interventi stessi dovranno fornire alle finalità individuate nell'avviso. Pertanto, vengono definiti l'ambito di intervento di tipo tematico, di tipo settoriale e le tipologie di progetti finanziati e le modalità di realizzazione. La descrizione delle tipologie di intervento e delle attività ammissibili. Vedo qui una domanda: se fra gli obiettivi del PNRR c'è la valorizzazione dei dipendenti interni, non è una finalità del PNRR, anzi, il PNRR rispetto ai fondi europei standard, rispetto per capirci ai fondi SIA, quindi POR, PON, eccetera, prevede il reclutamento di personale specifico per lavorare sul PNRR e di esperti esterni.
Quindi è stata fatta una scelta di questo tipo per l'implementazione del PNRR che è un po' diversa invece dalla possibilità di utilizzare il personale interno per i POR e per i PON che è normalmente utilizzata. Qui sul PNRR è stata fatta una scelta di integrare il personale interno con, ripeto, personale a tempo determinato che si può tra l'altro reclutare anche tramite il portale INPA. Oppure selezionare esperti esterni, anche questi volendo tramite il portale INPA. E quindi si è fatta questa scelta relativa, diciamo, al sostegno strutturale all'implementazione del PNRR. Abbiamo in questa sezione l'individuazione di uno specifico ambito di intervento tematico settoriale, dicevamo, richiamo a specifiche norme di settore. L'indicazione della misura dell'investimento, la componente della missione di riferimento del piano nazionale. Inoltre, prevedere di dover fornire documenti e o atti tecnici o di dichiarazioni di assolvimento del principio di NSH, del non arrecare un danno significativo all'ambiente. Qui poi bisognerà compilare uno specifico format di autodichiarazione che è contenuto nell'allegato A delle istruzioni tecniche del MEF proprio sulla compilazione di un avviso pubblico in ambito PNRR. Arriviamo quindi allora chiedo a Barbara, non vedo la webcam. Chiedo Vito, a Barbara se. non ti vediamo, stiamo cercando di capire che cosa è successo, però ti sentiamo perfettamente. Probabilmente hai disattivato senza volere la webcam, può essere? Eccoti, eccoti. Come si dice, arcana imperi, misteri della fede. Allora, non ho toccato nulla, però si è disattivata la camera. Allora, abbiamo chiuso la sesta sezione, passiamo alla settima sezione dell'avviso, nella quale si individuano i principali criteri di ammissibilità delle proposte progettuali ammissibili al finanziamento. In primo luogo, i progetti dovranno rispettare i diversi vincoli posti dalle norme nazionali ed europee, essere coerenti con le finalità previste nella scheda di dettaglio della componente del PNRR e con i relativi target o milestone associati. Inoltre, la coerenza dei risultati attesi dagli interventi e delle loro tempistiche di realizzazione con le milestone e i target della misura, richiedendo anche a ciascun intervento di quantificare i propri obiettivi in base agli stessi indicatori adottati per i target della misura, la proporzionalità del valore economico dell'intervento con gli obiettivi quantificati e il contributo ai target della misura. Sapete bene che nell'utilizzo di risorse pubbliche ci deve essere sempre una congruità fra le opere da realizzare, le attività da porre in essere e, come dire, il valore economico di queste attività. Ci deve essere sempre un stretto rapporto di proporzionalità rispetto di tutte le norme europee nazionali e nel caso regionali applicabili in materia di trasparenza e di contrattualistica pubblica. Rispetto di tutte le norme europee e nazionali applicabili in materia di uguaglianza di genere e di pari opportunità, nonché di tutela dei diversamente abili. Pertinenza del progetto presentato con l'avviso pubblico, presentato e candidato nel rispondere all'avviso pubblico. Ricaduta in una specifica area geografica di intervento nel caso di progetti rivolti ad aree specifiche del territorio. Esclusione delle proposte progettuali incomplete oppure ricevute dopo il termine di ricevimento, oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite dall'avviso a presentare proposte, rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali,
Aderenza alle indicazioni fornite nella scheda di dettaglio della componente del PNRR. Coerenza degli obiettivi dei progetti con i famosi target e milestone, quindi con gli obiettivi previsti nella componente dell'investimento relativo del PNRR. Rispetto del regolamento finanziario, l'abbiamo già trovato, il 1046 del 2018, nonché dell'articolo 22 del regolamento 241 del 2021 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interesse, prevenzione delle frodi e della corruzione. Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea, previsto l'articolo 9 del regolamento europeo 241 del 2021, qui sapete che sui fondi strutturali ordinari, sui FES, FSE, i fondi europei sono aggiuntivi rispetto alle risorse nazionali. In questo caso, per il PNRR, le risorse del PNRR devono essere aggiuntive alle altre linee di finanziamento, siano esse nazionali o europee. E quindi il PNRR in questo caso gioca un ruolo per uscire dalla crisi socio-economica innescata con la pandemia, e quindi il suo ruolo è proprio di portare risorse fresche attraverso questa cospicua dotazione di risorse finanziarie. E quindi, ripeto, il PNRR si connota per la sua addizionalità rispetto alle altre risorse europee e alle altre risorse nazionali. Assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 241 del 2021, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo europeo e di altri programmi dell'Unione, nonché che ho risorse ordinarie del bilancio statale. Questo è un altro principio generale, cioè non è possibile nell'ambito di uno stesso progetto finanziare due volte le stesse spese con risorse nazionali europee o con diverse tipologie di risorse europee, e quindi c'è la regola generale dell'assenza del doppio finanziamento, a meno che non si tratti di mega investimenti composti da una pluralità di progetti. In questo caso i sottoprogetti, come dire, possono essere finanziati su diverse linee di finanziamento, ma ripeto, una stessa linea di costo non può essere finanziata due volte da parte di linee di finanziamento nazionali e o europee. Sempre tra i criteri di ammissibilità, rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento 852 del 2020, il regolamento sulla tassonomia che abbiamo ricordato prima, e quindi questo nuovo principio da rispettare, DNSH, do not significant harm, cioè non arrecare un danno significativo all'ambiente. In relazione all'investimento in oggetto, ove pertinente, individuare le caratteristiche chiave degli interventi e fornire indicazioni tecniche specifiche sugli eventuali criteri di selezione. Ad esempio, le condizioni prescrittive necessarie per l'assolvimento dei tag, di cui abbiamo già parlato prima, il tag ambientale e il tag digitale, quindi cioè che l'avviso risponde all'allocazione percentuale delle risorse che sono fissate nel tag ambientale digitale. Anche qui, questo, diciamo, obbligo viene soddisfatto compilando un format di autodichiarazione che ritroviamo sempre nell'allegato A delle istruzioni tecniche del MEF. Inoltre, sostegno alla partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2021 numero 77, convertito nella legge 29 luglio 2021 numero 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
che riguarda anche il PNC. Ora vediamo, il PNC è il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, che normalmente viene chiamato Piano Complementare, che poi in sigla di solito PCP, Piano Complementare, viene anche chiamato PNC, Piano Nazionale Complementare. Quindi per gli interventi, inoltre, per gli interventi territorializzabili del Piano Nazionale, in linea con l'attenzione sul tema del riequilibrio territoriale, va inserito uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai beneficiari del Mezzogiorno, ovviamente se l'investimento riguarda le 8 regioni del Mezzogiorno, in termini di ammissibilità oppure in alternativa un criterio di valutazione dei progetti. Anche qui lo ritroviamo, questo format di autodichiarazione, nell'allegato A delle istruzioni MEF. In materia di contratti pubblici, questo è l'asterisco che troviamo qui e quindi nella prima parte della slide troviamo un asterisco, ora andiamo a vedere cosa richiama l'asterisco. In materia di contratti pubblici, l'articolo 47, pari opportunità generazionale di genere nei contratti pubblici, che riguardano il PNRR e il Piano Nazionale Complementare. Stiamo parlando dell'articolo 47 del decreto legge 77 del 2021, quindi abbiamo detto decreto legge sulla governance del PNRR. Questo articolo 47 al punto 4 prevede le stazioni appaltanti, prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta di criteri orientati a promuovere l'imprenditorialità giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione dei giovani con età inferiore a 36 anni e delle donne. Continua questa normativa dicendo che il contenuto delle clausole è determinato tenendo tra l'altro conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione Europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi, nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Infine, sempre richiamo di questa normativa. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto al momento della presentazione dell'offerta stessa gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 99, numero 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto per la realizzazione delle attività adesso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Siamo giunti all'ottava sezione, nella quale si riportano le specifiche informazioni sulla dimensione finanziaria degli interventi e o dei singoli progetti che saranno finanziati nel caso si intenda prevedere un importo massimo finanziabile. Indicazioni sulla durata e sui termini di realizzazione degli interventi che dovranno sempre essere compatibili con i tempi del PNRR e con il periodo di ammissibilità della spesa. Inoltre, specifici riferimenti sulla dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione delle proposte progettuali. Allora, una regola generale a valere sulle risorse del PNRR. Ora, bisogna vedere ovviamente come viene fuori, come viene scritto l'avviso pubblico da parte del Ministero competente, dell'amministrazione centrale competente, però
La regola generale fissato dal regolamento europeo 241 del 2021 è che tutte le attività possono risalire al massimo al 1º febbraio 2020. Quindi è possibile andare a finanziare progetti la cui implementazione è partita prima del 2022 fino al 1º gennaio del 2020. Come dicevo nel primo webinar, l'Italia ha previsto che circa un terzo delle risorse complessive dei 200 e passa miliardi vadano, circa una settantina di miliardi, a progetti già in essere, cioè progetti che erano già partiti negli anni precedenti per il completamento di questi progetti. Quindi abbiamo progetti che erano in essere da svariati anni, la cui, come dire, conclusione è stata prevista all'interno del PNRR. Invece, per progetti ex novo, si può risalire fino al 1º febbraio 2020, che è convenzionalmente la data di scoppio della pandemia, cioè la data di inizio dell'emergenza sanitaria per il coronavirus. Velocemente, bisogna stare attenti alla parità di genere, giovani, eccetera, perché siccome nel PNRR sono previste queste priorità trasversali e come avete visto dalla normativa che abbiamo appena citato, sono richiamate nel decreto sulla governance del PNRR. Il mancato rispetto di queste proporzioni e quindi per esempio della quota sull'occupazione femminile può creare problemi, nel senso che poi quell'avviso pubblico può essere reputato non valido e quindi poi tutta quella procedura potrebbe essere annullata. Quindi bisogna stare molto attenti quando come ente emanate un avviso pubblico per individuare ad esempio un soggetto realizzatore. Dovete stare molto attenti a rispettare questi criteri di proporzionalità, di parità di genere, giovani e nel caso ci sia il discorso anche territoriale di ripartizione delle risorse tra regioni del centro-nord e le 8 regioni del mezzogiorno. Quindi attenzione, sono tutti paletti, che rischiano poi di creare problemi seri se non rispettati. Indicazione del possesso di una determinata dimensione finanziaria, nei casi in cui la dimensione finanziaria risulti funzionale alle specificità del progetto. Durata e termini di realizzazione degli interventi e o dei progetti compatibili con il periodo di ammissibilità della spesa. Rispetto delle tempistiche di realizzazione previste nella componente o nell'investimento del PNRR. E siamo giunti alla sezione numero 9, alla nona sezione dell'avviso, che definisce quali spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto si configurano come spese ammissibili al finanziamento. La definizione delle regole terrà conto delle diverse condizioni applicabili. In particolare, una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall'intervento, nonché rispettare i vincoli definiti secondo la missione, la componente di investimento di riferimento del PNRR. Nell'indicare le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale ed europea e in caso regionale, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, quindi tutte le norme in materia di appalti, nonché a quanto ritenuto attualmente ammissibile
a valere sui fondi strutturali di investimenti europei. Quindi sono, vedete, richiamate anche le norme sui fondi SIE, sui fondi strutturali, in quanto ovviamente applicabili al meccanismo del PNRR. Per i costi del personale, le amministrazioni titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare gli interventi e/o i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Ciò in base all'articolo 1 del decreto legge 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 2021, ed è ciò a cui facevamo riferimento prima per ciò che riguarda il discorso del personale. Quindi, riepilogando, relativamente alle spese ammissibili, individuazione delle tipologie di spese ammesse, esplicitazione delle condizioni di ammissibilità delle spese, indicazione di eventuali limiti, ad esempio, soglie massime previste per alcune categorie di spese. Per esempio, chi di voi è abituato a lavorare sui fondi strutturali sa, per esempio, che come regola generale il suolo, nel caso sia ammissibile, non può mai superare il 10% del totale del progetto, del totale investimento, così come per esempio le spese di progettazione di solito non possono superare il 5% del totale. Quindi, ecco, queste regole che ritroviamo sia nella normativa nazionale sia nella normativa europea sui fondi strutturali, è chiaro che saranno richiamate anche a valere sul PNRR, quindi sulle spese ammissibili per gli avvisi pubblici a valere sul PNRR. L'indicazione di eventuali tipologie di spese escluse, per esempio tipicamente i veicoli, le autovetture non sono ammissibili né sulle risorse nazionali né su quelle dei fondi strutturali, ovviamente non lo saranno neanche sul PNRR, a meno che non si tratti di mezzi speciali tipo un camion gru, eccetera, che quindi abbia delle specifiche finalità lavorative per la realizzazione dell'opera. Coerenza delle spese con le finalità dell'intervento. Principale normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di servizi, forniture e lavori pubblici, quindi con richiamo del decreto legislativo 50 del 2016, sue successive modifiche e integrazioni, e relativo regolamento attuativo, quindi tutta la normativa in materia di appalti. L'articolo 1, inoltre, del decreto legge 80 del 2021, con modificato la legge conversione per le spese di personale di cui abbiamo parlato prima, rispetto delle regole di ammissibilità specifiche previste nel PNRR. Inoltre, l'importo dell'IVA non è ammissibile ai fini del PNRR, come sappiamo, non essere ammissibile sui fondi strutturali e anche sulle risorse nazionali, salvo però che questo importo non sia recuperabile, quindi nel caso di enti pubblici, l'ente pubblico, nel caso in cui non possa recuperare l'IVA, allora in questo caso un importo è spesabile, ma questo importo dovrà sempre essere tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informatici gestionali. Quindi nel riportare l'importo andrà sempre distinta l'imponibile e l'IVA. Questo sempre per i privati, perché è chiaro che quando i privati si candidano all'avviso pubblico, poi l'IVA non è ammissibile. Per l'ente pubblico, anche se potrà recuperare l'IVA, perché a sua volta non la va nel sistema dell'IVA, non la va a recuperare lui, l'ente, dovrà però portare la distinzione della sorte capitale, dell'importo dell'investimento e distinguere la parte dell'IVA, anche se poi la va a recuperare sull'investimento del PNRR. Siamo giunti
alla decima sezione dell'avviso pubblico, nella quale devono essere indicate le modalità e i termini per la presentazione della proposta progettuale, la descrizione della documentazione da trasmettere a corredo dell'istanza, medesima, nel caso presentata attraverso format predisposti specificamente. Per i progetti di tipo infrastrutturale, quindi le opere pubbliche, in questa sezione dovrà essere inserita l'indicazione di presentare la domanda già associata al relativo CUP di cui abbiamo parlato prima, al codice unico di progetto. Tutti gli allegati dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti nelle modalità previste dall'avviso pubblico, che oggi sono tutte digitalizzate, con firma digitale, eccetera. Quindi anche qui attenzione al rispetto di tutte queste procedure ormai sul PNRR digitalizzate, rispetto dei termini di presentazione delle domande di candidatura, modalità della procedura per la presentazione delle proposte progettuali, i format da allegare che dovranno essere rispettati per le varie dichiarazioni di cui abbiamo parlato prima. Indicazione del referente degli interventi e/o dei progetti, cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi dell'intervento e/o del progetto secondo gli stessi indicatori adottati per i target della misura, perché chiaramente poi tutte le attività implementative dei progetti dovranno servire a soddisfare i famosi obiettivi concordati con Bruxelles e quindi le milestone e i target del PNRR. In ogni caso, la proposta progettuale dovrà contenere i seguenti elementi minimi, che sono i dati anagrafici ed identificativi, gli obiettivi degli interventi e o dei progetti, le attività principali da svolgere, il piano finanziario da allegare, il cronoprogramma delle attività e delle procedure da porre in essere, il cronoprogramma della spesa attraverso i SAL, per esempio, se si tratta di opere pubbliche, dovranno essere previste lo stato avanzamento lavori in sigla SAL e quindi dovrà essere previsto il cronoprogramma dei vari SAL. E siamo giunti alla conclusione di questa prima presentazione, per cui lascio la palla a Barbara per il coffee break e i 5 minuti, per cui ci rivediamo qui tra 5 minuti. Grazie, Barbara. Grazie Vito, grazie mille Vito. Allora, io rimango qui in aula con voi per qualunque dubbio o domanda, potete rivolgere qualunque osservazione tramite chat. Disattivo il microfono. Per cui siamo alla seconda parte di questo webinar, nella quale, seconda parte, andiamo ad esaminare le sezioni dalla sezione 11 alla sezione 20 dell'avviso pubblico in ambito PNRR, quindi andiamo ad esaminare la seconda parte dell'avviso pubblico. E quindi le seconde 10 sezioni che compongono un avviso pubblico in ambito PNRR. No, rispondo a una domanda incidentale. L'IVA non viene finanziata con risorse nazionali. Sul PNRR, l'IVA come regola generale non è finanziata se il soggetto destinatario può recuperare l'IVA, e questa è la regola generale che vale per tutti i fondi europei e anche per le risorse nazionali. Se però l'ente non recupera l'IVA, cioè per esempio un ente locale che agisce direttamente, non tramite una municipalizzata, perché la municipalizzata può recuperare l'IVA e quindi non è ammissibile, ma se per esempio l'ente locale agisce come soggetto pubblico e quindi l'IVA non è recuperabile,
I costi che l'ente pubblico sopporta per realizzare il progetto, l'investimento, l'opera pubblica è invece spesabile e rendicontabile con una codifica ad hoc che non riguarda risorse europee o nazionali, risorsa le misure allocate su quell'investimento del PNRR. Quindi la distinzione non è tra risorse nazionali o europee, la distinzione è tra soggetti che possono recuperare l'IVA, tipo le imprese private, e soggetti che non possono recuperare l'IVA, tipo gli enti pubblici. Allora, proseguiamo con l'indice, degli argomenti. Quindi, dicevo, dalla sezione 11 alla sezione 20 dell'avviso pubblico e siamo giunti all'undicesima sezione, laddove si tratti di procedure di tipo competitivo, quindi ad esempio bandi di gara, avvisi pubblici, che prevedono la definizione di una graduatoria, devono essere indicate le modalità e/o le procedure di svolgimento della specifica fase valutativa di merito. Di norma, questa segue la fase preliminare di verifica di ammissibilità, quindi l'istruttoria formale delle proposte, in cui si analizzano le cause di esclusione ed i requisiti per l'ammissibilità, attribuibili al soggetto attuatore, proponente e al progetto, il cui mancato soddisfacimento impedisce l'accesso dell'intervento alla successiva fase di valutazione. Quindi attenzione. Entrando nelle modalità di valutazione, noi abbiamo sempre una prima fase preliminare, cosiddetta di istruttoria formale, in cui dobbiamo vedere se il candidato, i candidati hanno i requisiti preliminari di ammissibilità e quindi i requisiti di ammissibilità e le cause di esclusione di una proposta progettuale oppure di un soggetto attuatore oppure di un soggetto realizzatore sono descritti nello specifico nelle sezioni dell'avviso relative ai soggetti attuatori ammissibili, agli interventi finanziabili e nei criteri di ammissibilità, nei quali si definiscono in modo chiaro le caratteristiche dei progetti e dei soggetti che saranno ammessi al finanziamento. Quindi l'istruttoria di ammissibilità è rivolta ad esaminare la completezza della domanda, le cause di inammissibilità della stessa, eventualmente, ovvero le cause che impediscono di accedere alla successiva fase di valutazione, che è la valutazione di merito. Invece, la fase di valutazione vera e propria delle proposte progettuali richiede l'esplicitazione nei documenti di selezione di appositi criteri di valutazione e/o di classificazione dei progetti, che devono ispirarsi a regole e criteri generali per misurare l'apporto degli stessi all'attuazione degli investimenti del piano. Tra questi criteri di carattere generale andiamo a vedere l'efficacia dell'operazione, ossia il criterio generale intende verificare la capacità del progetto di contribuire al raggiungimento del target o dei target assegnati alla misura di riferimento e comunque in coerenza con il cronoprogramma attuativo della misura individuato dal responsabile di misura. Inoltre, l'efficienza del progetto intende verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse e comunque nel rispetto dei costi medi per interventi analoghi. Quindi, efficacia dell'operazione, efficienza del progetto. Utilità del progetto intende verificare la convenienza per la comunità di riferimento, ovvero misurare quanto gli impatti del progetto rispondano effettivamente ed equamente
ai bisogni socio-economici, ambientali e culturali del contesto di riferimento. Ancora, la sostenibilità e o durabilità del progetto nel tempo. Il criterio intende verificare la capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione. Come vedete, questi sono tutti criteri generali che ritroviamo anche sui fondi europei classici, quindi ritroviamo anche sui fondi strutturali, su FESR, FSE. Per cui i requisiti di approvazione dei progetti riguardano i criteri di ammissibilità e i criteri di esclusione delle candidature previsti nell'avviso pubblico, la descrizione dei criteri di selezione e o di classificazione dei progetti. Inoltre, nelle procedure che prevedono una graduatoria, l'indicazione dei criteri riferiti all'efficacia e all'efficienza del progetto presentato. L'indicazione di eventuali criteri legati all'utilità in termini sociali ed economici del progetto, stiamo riepilogando. L'individuazione di alcuni criteri legati alla replicabilità e alla durata dei risultati proposti dal progetto nel tempo. Particolare rispondenza della proposta progettuale con le finalità proposte nella scheda di dettaglio della componente del PNRR, positivo apporto del progetto alle finalità previste al raggiungimento di milestone e target associati alla scheda di dettaglio, quindi alla scheda tecnica che riguarda la missione, la componente, l'investimento specifico attuato tramite il bando di gara e o tramite l'avviso pubblico. Contributo del progetto al raggiungimento di ulteriori indicatori di particolare rilievo per l'amministrazione responsabile, quindi indicatori di risultato e o di realizzazione. Criteri di valutazione specifici per i progetti che richiedono, nella fase di affidamento dei servizi progettuali, ad esempio, il certificato di parità di genere a carico dei soggetti privati. Questo avviene per esempio in particolare nella missione 5 che riguarda l'inclusione sociale. E quindi in questi casi, faccio riferimento anche alla domanda a cui ho risposto prima, bisogna stare molto attenti a rispettare queste, diciamo, vincoli che ritroviamo all'interno del PNRR sia sulla parità di genere sia, relativamente alla discorso dell'inclusione sociale. Inoltre, criteri valutativi specifici per i progetti che favoriscono lo sviluppo di politiche giovanili, ovvero che prevedono tra gli obiettivi benefici diretti e indiretti per le future generazioni. Infine, criteri valutativi punteggi che favoriscono la localizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno, ove pertinente, quindi ove stiamo parlando di un investimento del PNRR che ha riferimento ai territori e quindi alle 8 regioni che nel PNRR sono indicate come mezzogiorno, come sud. In ogni caso, i progetti dovranno rispettare i criteri di ammissibilità delle proposte, rivolti a garantire che gli interventi finanziati non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali, in coerenza con il regolamento 241 del 2021, che richiama esplicitamente il principio do no significant harm e quindi il DNSH stabilito dall'articolo 17 del regolamento 852 del 2020 sulla tassonomia europea. I criteri di valutazione delle proposte progettuali dovranno anche evidenziare il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale, i cosiddetti TAG, climatico e digitale. Inoltre, i criteri di valutazione delle proposte progettuali dovranno portare al rispetto della parità di genere. I criteri di valutazione delle proposte progettuali devono fare in modo di valorizzare la partecipazione, il coinvolgimento, la protezione e la valorizzazione dei giovani, garantendo che gli obiettivi diretti e indiretti delle iniziative arrechino beneficio alle future generazioni.
Infine, i criteri di valutazione delle proposte progettuali devono essere finalizzati al superamento dei divari territoriali e sono sempre le cosiddette priorità trasversali del PNRR. Siamo quindi giunti alla sezione 12. Nella dodicesima sezione dovranno essere specificati gli obblighi del soggetto attuatore. A tale proposito si evidenzia che l'amministrazione centrale, titolare dell'intervento, assume la responsabilità di assicurare il presidio continuo dell'attuazione degli interventi, da un lato verificando l'avanzamento dei progetti e i loro progressi in termini di procedure, di flussi finanziari e di realizzazioni fisiche, e dall'altro il livello di conseguimento delle milestone e dei target. Come ormai sappiamo. Infatti, l'articolo 29 del regolamento 241 del 2021 prevede la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, anche in considerazione dell'esigenza di promuovere la più efficace comunicazione del PNRR verso tutti. Inoltre, il continuo presidio da parte delle amministrazioni garantisce la raccolta e la messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria ai fini dei controlli di competenza del Servizio Centrale per il PNRR, dell'unità di audit, degli organismi europei, nonché nel caso dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia. Quindi è chiaro che i dati servono sia per il monitoraggio e quindi per il REGIS, per il sistema centrale di monitoraggio presso il MEF, Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, ma serve anche per l'audit, quindi per i controlli, le verifiche da parte dell'unità di audit, delle direzioni generali della Commissione europea. Eventualmente dell'Olaf, che è l'antifrode comunitario che sta a Bruxelles, e infine per eventuali controlli da parte delle autorità di polizia italiane, guardie di finanza, eccetera, o dell'autorità giudiziaria. A tal fine, i soggetti attuatori dovranno essere informati circa gli obblighi di monitoraggio e di informazione in questa sezione dell'avviso pubblico, richiamando le pertinenti norme. A tale scopo potrà essere di ausilio la richiesta di una specifica autodichiarazione da produrre ai fini della partecipazione all'avviso pubblico e quindi anche qui trovate il format contenuto nell'allegato A. Faccio una precisazione, leggo che qualcuno di voi dice le slide scorrono rapidamente ed è difficile prendere appunti, ma capite bene che è un webinar che deve durare in totale 2 ore. È chiaro che non si può fare diversamente, però avrete a vostra disposizione il video del webinar, quindi lo potete riguardare quante volte volete e magari andarvi a soffermare sulle parti dove volete prendere degli appunti specifici, che ne avrete modo poi, diciamo, visualizzando il video, di andare ad approfondire la parte che vi interessa di più. Ma è chiaro che questi webinar sono stati concepiti con una durata di 2 ore, per cui è chiaro che su ogni singola slide non è possibile permanere più di tanto, però ripeto, la tecnologia aiuta in questo senso, nel senso che poi, oltre alle FAQ, alle domande frequenti, oltre alle slide che trovate online, quindi potete tranquillamente scaricarvi le slide, le potete rivedere quante volte volete, quindi tra l'altro non avete bisogno di prendere appunti nel momento in cui vi scaricate la presentazione delle slide, vi scaricate il PDF, e dall'altro lato, su alcuni punti che volete approfondire, oltre alle slide, avete a disposizione anche i video. Per cui,
Ripeto, noi dobbiamo stare in questi tempi, però poi voi avete tutto il modo di approfondire sia sulle singole presentazioni, sia sul video che è a vostra disposizione. E quindi, parlando degli obblighi del soggetto attuatore, abbiamo sia gli obblighi di carattere generale, che vanno riportati nell'avviso pubblico, quindi l'indicazione dell'avvio delle attività, per esempio, entro quanto tempo dall'inserimento in graduatoria il soggetto deve partire con le attività. L'adozione di un'apposita codifica contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto. Questa è un'altra cosa importantissima. Cioè tutte le attività sul PNRR, oltre al CUP, al codice unico di progetto, devono avere una codifica contabile ad hoc per la tracciabilità. Per cui attenzione a questo, che tutti i flussi in ingresso e in uscita delle risorse del PNRR devono essere tracciate attraverso un'apposita codifica contabile e informatica, perché poi dovrete riportarlo sul Regis oppure sul sistema informatico del Ministero, che poi farà confluire i dati sul Regis del MEF. E addirittura, lo vedrete, per alcuni investimenti è prevista l'apertura di un conto corrente ad hoc, quindi non basta la codifica contabile che traccia le somme, ma addirittura che le somme che pervengono all'ente dovranno affluire su un conto corrente dedicato per l'investimento relativo al PNRR. Quindi attenzione a tutti questi paletti che sono importanti. In questo senso, adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria. Effettuazione dei controlli di gestione dei controlli amministrativi contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Presentazione della rendicontazione delle spese effettuate, delle spese, scusate, effettivamente sostenute, oppure dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costo, le cosiddette OSC. Quindi voi poi dovrete rendicontare, o come si dice a piè di lista, quindi analiticamente, tutte le spese effettuate, oppure se l'avviso pubblico prevede l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costo, quindi tabelle standard oppure forfè, eccetera, se l'avviso pubblico lo prevede, se la normativa lo prevede, potrete in questo caso alcune tipologie di costo rendicontarle con gli OSC, con le opzioni semplificate in materia di costi. Ancora importante molto, la rendicontazione degli indicatori associati al progetto, famose milestone e target, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e di informazione, il rispetto dell'obbligo di rilevazione e di imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale fisico e finanziario del progetto, la descrizione delle modalità di conservazione della documentazione progettuale nei fascicoli informatici o nel caso cartacei, ma come vi dicevo, sul PNRR le procedure sono tutte informatizzate. Il rispetto dell'obbligo di richiesta del CUP, del codice unico di progetto, per gli interventi e o per i progetti e la conseguente indicazione dello stesso CUP su tutti gli atti amministrativi e su tutti gli atti contabili. Quindi attenzione, i bonifici di pagamento, gli atti di impegno di spesa, qualsiasi cosa dovrà riportare il CUP. Attenzione, perché a pena di nullità, se no rischiate di non vedervi riconosciute quelle spese. Quindi fate molta attenzione sempre a riportare le codifiche contabili e il CUP. Inoltre, sempre rispetto agli obblighi del soggetto attuatore, ci sono alcuni obblighi specifici che sono richiesti proprio dal PNRR e che vanno riportati nell'avviso pubblico.
Quindi intanto il riferimento ai poteri sostitutivi che potranno essere esercitati, lo vediamo tra poco. Se non si rispettano i tempi, si rischia la revoca delle risorse o che venga nominato un commissario ad acta. Quindi attenzione. Poi richiesta di una specifica autodichiarazione da proporre ai fini della partecipazione dell'avviso pubblico, il format che ritrovate nell'allegato A. L'obbligo l'abbiamo trovato più volte del rispetto del principio DNSH del tag digitale e ambientale. Pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi, inserendo un articolo specifico negli atti di obbligo o di finanziamento da parte delle amministrazioni responsabili con una specifica clausola ad hoc, che va inserita proprio per il rispetto del principio del DNSH e del tag ambientale e digitale. Nella sezione 13, nella tredicesima sezione, è necessario indicare le modalità di gestione dei progetti a seguito della missione a finanziamento da parte dell'amministrazione responsabile. A tale proposito si evidenzia che le operazioni finanziate a valere sull'avviso sono regolate dalle norme di attuazione del PNRR in vigore e da ogni altra disposizione derivante dalla normativa nazionale e europea applicabile. E quindi, per quanto riguarda le modalità di gestione, troviamo monitoraggio di attività, rendicontazione, documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento. È opportuno rinviare alla documentazione che descrive le modalità di gestione e attuazione emanate dall'amministrazione responsabile nel rispetto all'articolo 8.3 del decreto legge 77 del 2021. Abbiamo già detto che bisogna sempre alimentare il sistema informatico. Il sistema informatico lo alimentate o presso il ministero competente, che poi riversa i dati nel REGIS, o in alcuni casi caricherete i dati direttamente sul REGIS. Per fare questo, avrete a disposizione dei manuali operativi e delle linee guida che sono emanati sia dalle amministrazioni centrali competenti, quindi dai ministeri di riferimento. Oppure, come nel caso delle istruzioni che stiamo seguendo oggi, direttamente dal MEF. E quindi trovate delle linee guida, dei manuali operativi, ripeto, emanati o dalle singole amministrazioni centrali competenti o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per cui, in questa sezione andiamo a trovare le modalità di gestione di interventi e in quale modo, diciamo, tutta la documentazione pertinente dovrà essere caricata al sistema e tutti i dati dovranno essere, ripeto, inviati ai ministeri, al ministero o al MEF. Siamo quindi alla sezione 14, alla quattordicesima sezione, nella quale dovranno essere descritte le modalità di erogazione delle risorse con la precisazione, se pertinente, della tempistica individuata, delle indicazioni delle tranche di pagamento e degli eventuali adempimenti da realizzare a seguito dei quali il soggetto attuatore potrà ricevere le risorse. Inoltre, in relazione alla rendicontazione delle spese, è opportuno indicare l'eventuale documentazione a supporto delle richieste di pagamento che il soggetto attuatore dovrà fornire all'amministrazione competente. E quindi ritroviamo modalità di carattere generale da riportare nell'avviso, che sono modalità ed eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione delle risorse da parte del soggetto attuatore. Le modalità di presentazione dei saldi, cioè di stato avanzamento lavori, se pertinente, se si tratta per esempio di opere pubbliche. Le modalità di erogazione dell'eventuale anticipo, se previsto, attraverso la prestazione sempre di una fideiussione bancaria oppure di una polizza fideiussoria. E
eventuale previsione di un conto corrente vincolato ai fini dell'erogazione delle somme. Quindi, come dicevo prima, oltre alla codifica contabile, in alcuni casi è previsto l'apertura di un conto corrente vincolato per le somme che verranno ricevute per gli investimenti, per i progetti da realizzare a valere sul PNRR. Il conto corrente dedicato dovrà essere utilizzato in via esclusiva, sì, e questa è la sua logica, cioè nel conto corrente dedicato devono transitare solo e soltanto le risorse che riguardano quell'investimento, quel progetto del PNRR, perché altrimenti non avrebbe senso. Indicazione puntuale della documentazione che il soggetto attuatore deve presentare ai fini dell'erogazione dei stati di avanzamento in funzione delle modalità di rendicontazione delle spese, descrizione dei controlli e degli adempimenti propedeutici alle singole erogazioni di risorse svolti dall'amministrazione responsabile, nonché i termini entro i quali si dovrà provvedere alle erogazioni stesse. Troviamo anche qui delle modalità specifiche che riguardano il PNRR, che dovranno essere riportate all'avviso, tempistiche e documentazione a supporto delle richieste di pagamento all'amministrazione titolare e quindi la presentazione delle domande di rimborso per le spese sostenute dal soggetto attuatore, la documentazione a supporto dell'avanzamento degli indicatori che sono legati al raggiungimento dei target delle milestone che riguardano quel progetto specifico sul quale stiamo lavorando. Abbiamo già parlato del caricamento dei dati sul sistema del Ministero o sul Regis. E ovviamente dichiarazioni di rispetto del principio di NSH, dichiarazioni del rispetto di mancanza di doppio finanziamento di quelle spese a valere su diverse linee di agevolazione. Siamo giunti alla sezione 15, nella quale, nella quindicesima sezione, dovranno essere richiamate le modalità previste ai fini delle eventuali modifiche o integrazioni dell'avviso pubblico. Queste modifiche dovranno essere di carattere, attenzione, non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso. Pertanto è necessario indicare le modalità e le procedure adottate dall'amministrazione titolare in caso di eventuali modifiche o integrazioni relative all'avviso. Inutile che ve lo dico che se siete voi come ente pubblico a emanare l'avviso, meno lo toccate e meglio è perché potreste poi avere ricorsi, contestazioni, eccetera, eccetera. Per cui conviene, come dire, studiarlo un po' meglio prima. Però poi una volta che è stato emanato, una volta che è stato emesso l'avviso, eviterei di andarlo a modificare, se possibile. E quindi indicazione delle tempistiche da fornire ai proponenti in presenza di modifiche connesse alle richieste di documentazione integrativa, nel caso prevedendo lo slittamento dei termini di chiusura, perché è chiaro che poi se modificate e chiedete per esempio ulteriori documenti, dovete poi chiaramente far slittare i termini di chiusura del procedimento. Specifica indicazione ai proponenti di attenersi a tutte le eventuali modifiche sopravvenute comunicate dall'amministrazione titolare. Obbligo di comunicare le modifiche e o le integrazioni dello stesso dell'avviso su piattaforme specificamente previste per il PNRR, quindi ci vuole una pubblicità, una comunicazione. Se andate a modificare l'avviso, come spiegavo prima, il sistema informatico Regis, l'Italia si è impegnata a renderlo operativo entro il 30 giugno 2022, quindi il Regis è in fase di partenza e dal 1 luglio sarà necessariamente operativo perché è un impegno che lo Stato italiano ha preso con la Commissione. Le fideiussioni sono sempre necessarie, non è più previsto l'erogazione di risorse europee
se non in anticipo, se non a fronte di garanzie, quindi di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative. Questo vale per tutti. Siamo quindi alla sedicesima sezione in cui è disciplinato l'iter da adottare nel caso di modifica degli elementi originari del progetto ammesso alle risorse del PNRR. In linea generale, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia e efficienza della spesa, nonché la certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso. Quindi, come per l'ente pubblico è bene non modificare l'avviso, così l'assegnatario che è in graduatoria è bene che non chieda variazioni del progetto, perché potrebbero partire ricorsi da parte degli altri in graduatoria che magari sono stati esclusi o si sono collocati subito dopo, i quali potrebbero dire: ah, vabbè, ma se le condizioni cambiano, io ritorno competitivo. Quindi bisogna stare molto attenti ad autorizzare variazioni del progetto quando anche qui non siano sostanziali e soprattutto non vadano mai a intaccare la realizzazione dei milestone e dei target legati a quell'investimento. Bisogna indicare le procedure da adottare da parte del soggetto attuatore per comunicare le variazioni, nel caso, riportare con precisione le tempistiche e le modalità di riscontro da parte dell'amministrazione titolare, necessità di indicare la documentazione da produrre a supporto della variazione progettuale proposta, ad esempio richiesta di rimodulazione progettuale oppure scheda progettuale rimodulata nel caso in cui, ripeto, si vogliano chiedere queste variazioni al progetto, anche in questo caso il meno possibile, perché si possono innescare poi situazioni di conflitto con gli altri in graduatoria. Siamo quindi giunti alla 17ª sezione dell'avviso. L'amministrazione deve indicare il nominativo e i referenti del responsabile dell'avviso, nome, cognome, email, struttura di riferimento e così via. Altresì dovrà essere comunicata la procedura per la gestione delle eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'avviso e dei relativi allegati, esplicitandone termini e modalità con le quali si possono richiedere queste informazioni. È chiaro che se subentra un elemento, un caso di forza maggiore, un ritrovamento archeologico oppure per esempio un evento sismico o cose di questo genere, è chiaro che in questo caso il progetto va modificato, la situazione cambia perché ci troviamo davanti a situazioni di forza maggiore che possono essere il ritrovamento archeologico o l'evento sismico o un'inondazione, eccetera. Quindi è chiaro che in questi casi l'amministrazione dovrà tenere presente il subentrare di situazioni di questo tipo. Noi adesso, per esempio, abbiamo sul PNRR il problema che il prezzario previsto a monte sul PNRR sta per essere travolto, è stato travolto dagli aumenti consistenti delle materie prime. È chiaro che in questo caso si sta pensando a un intervento di modifica dei prezzari, qualcosa si è già fatto, c'è stato già un primo intervento, perché è chiaro che se le materie prime raddoppiano o triplicano, è chiaro che diventa complicato rispettare i prezzari che erano stati stabiliti prima del raddoppio dei costi delle materie prime. Quindi è chiaro che quando ci sono eventi eclatanti, eventi di forza maggiore, questi vanno tenuti chiaramente presenti. Siamo quindi giunti
Siamo quindi giunti alla sezione 18esima. L'amministrazione deve specificare che tutti i dati personali di cui venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi della disciplina europea del regolamento 679 del 2016, il cosiddetto regolamento GDPR e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, i dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del regolamento europeo 241 che istituisce la Recovery and Resilience Facility. E arriviamo a una sezione molto delicata e molto importante, che è la sezione 19esima, nella quale occorre indicare le casistiche che determinano la revoca del contributo, con la descrizione puntuale delle fattispecie che determinano la stessa revoca dell'agevolazione, delle risorse, del contributo. La norma deve distinguere tra i casi che danno luogo a una revoca parziale con quelli che comportano addirittura la revoca totale del beneficio. Inoltre, la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dei principi generali del DNSH o del TAC climatico digitale. Quindi attenzione che in tutti questi casi si rischia la revoca totale delle risorse assegnate. Come previsto l'articolo 8,4 del decreto legge 77 del 21 del 2021, l'amministrazione deve indicare le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali irregolarità, frodi, indebiti utilizzo delle risorse stesse, eventuali conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi. Il comma 5 dello stesso articolo prevede che in caso di mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti dall'investimento, l'avviso deve prevedere delle clausole di riduzione e di revoca dei contributi al fine di salvaguardare il raggiungimento delle milestone e dei target intermedi e finali associati all'investimento. E siamo giunti a un'altra sezione estremamente delicata, l'ultima, la sezione 20esima, che prevede i poteri sostitutivi. Abbiamo detto più volte che ci sono un'enorme mole di risorse da usare in poco tempo, per cui laddove i soggetti attuatori, siano essi amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti o provvedimenti necessari all'avvio dei progetti o alla prosecuzione degli stessi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione appunto degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi, come indicato l'articolo 12 del decreto legge 77 del 2021, salvo che un simile meccanismo sia già previsto da altre vigenti norme in materia, quindi o che sia già previsto o che comunque lo prevedono le norme specifiche del PNRR, bisogna stare molto attenti perché scattano i poteri sostitutivi. Nell'avviso pubblico deve essere riportata la descrizione della procedura da attivare in caso di mancato rispetto da parte dei soggetti attuatori degli obblighi e degli impegni assunti ai fini dell'attuazione degli interventi o dei progetti del PNRR. In caso di mancato rispetto da parte di regioni, province autonome, città metropolitane oppure province ordinarie e comuni, degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della cabina di regia o del Ministro competente, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del piano, quindi target, milestone e target,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere, quindi c'è una messa in mora di 30 giorni. In caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio oppure i commissari ad acta ai quali attribuisce in via sostitutiva il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari oppure di provvedere all'esecuzione dei progetti direttamente. Quindi attenzione che si può essere espropriati, tra virgolette, dei progetti e verranno messi in mano ad altri enti o al commissario ad acta. Qualora il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni relativi al PNRR sia ascrivibile al soggetto, ad un soggetto attuatore diverso da quelli sopra menzionati, i poteri sostitutivi sono esercitati con le medesime modalità direttamente dal ministro competente, quindi non è necessario arrivare fino al Presidente del Consiglio, ma basta il ministro competente del Ministero che è titolare delle risorse. In caso di dissenso, diniego o d'opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione anche in parte di un intervento rientrante nel PNRR, la segreteria tecnica, che come sappiamo è ubicata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio stesso. Laddove il dissenso proviene da regioni, province autonome, enti locali, la segreteria tecnica va avanti nella procedura e può portare la situazione all'attenzione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, Regioni e Province Autonome. Quindi può essere coinvolta anche la conferenza Stato-Regioni, la conferenza permanente fra Stato e Regioni, proprio perché siamo di fronte a un inizio di, virgolette, conflitto tra organi centrali, Presidente del Consiglio o ministri competenti, e altri enti come le Regioni, le Province Autonome, gli enti locali. In ogni caso, decorsi questi termini ed in assenza di soluzioni raggiunte, il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli Affari Regionali propongono al Consiglio dei Ministri opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 117,5 della Costituzione e dall'articolo 120,2, comma secondo della Costituzione. Quindi scattano i poteri sostitutivi già previsti in Costituzione. Infine, c'è la norma di richiamo, c'è la norma di rinvio. Nella parte finale del testo dell'avviso pubblico bisogna indicare il foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'avviso stesso. E per quanto non espressamente previsto dall'avviso pubblico, si deve rinviare alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alla disposizione dei piani e dei programmi di riferimento settoriale. Quindi, come tutte le cose, dopo le 20 sezioni c'è la norma di rinvio e il foro competente. Qui trovate trovate quattro tabelle. Nella colonna di sinistra trovate il principio o l'obbligo che bisogna riportare nell'avviso. Nella colonna centrale trovate la sezione dell'avviso pubblico in cui questo principio, questo obbligo va richiamato. Nella colonna di destra, indicazioni, trovate la spiegazione, il motivo per cui questo principio o questo obbligo va riportato nella sezione. Quindi vedete che quelli chiave sui quali bisogna stare sempre molto attenti sono: uno, il principio do no significant harm, quindi non arrecare un danno
significativo l'ambiente, che vedete lo dovrete trovare riportato nella sezione 1, 6, 7, 12, 14 e 19 dell'avviso pubblico. 2. Il principio del tag che riguarda il clima e che riguarda il digitale, cioè la destinazione vincolata di risorse per ciò che riguarda la transizione ambientale e la transizione digitale. Queste le ritroverete nella sezione 1, 6, 7 e 11 dell'avviso pubblico in ambito PNRR e anche nel 12, nella sezione 12 e 19. Poi abbiamo un terzo obbligo in materia di informazione e comunicazione. Abbiamo detto che Bruxelles, la Commissione europea, ci tiene molto che i cittadini siano informati dell'origine delle risorse che sono europee, e quindi nella sezione 1 e 12 il richiamo agli obblighi in materia di informazione e comunicazione. Ancora, il principio che va sempre rispettato dell'assenza del doppio finanziamento, che lo dovete trovare o lo dovete voi riportare nell'avviso pubblico nella sezione 1, 7, 11 e 19 dell'avviso. L'obbligo fondamentale, chiave, perché su questo si basa tutta l'impalcatura, tutta l'infrastruttura del PNRR, cioè del conseguimento di target e milestone, cioè di obiettivi intermedi e finali, quindi delle milestone, dei traguardi intermedi e dei target degli obiettivi finali, questi vanno richiamati nella sezione 1, 7, 8 e 10 dell'avviso pubblico, nonché ancora nella sezione 11, 12, 14, 16 e 19 dell'avviso. Quindi attenzione che in tutte queste sezioni bisogna richiamare il discorso di conseguire le milestone e i target. Ancora, il discorso relativo all'ammissibilità dei costi per il personale va richiamato nella sezione 9 dell'avviso pubblico, e poi nella colonna indicazioni trovate, diciamo, l'esplicazione con riferimento di legge. Passando alle priorità trasversali, e quindi alla prima delle priorità trasversali, che è la parità di genere, questa va richiamata nella sezione 1, 6 e 7 dell'avviso pubblico e 11. L'altra priorità trasversale, quella di protezione e valorizzazione dei giovani, va richiamata la sezione 1, 6, 7 e 11. Infine, il superamento dei divari territoriali va riportato nella sezione 1 e 11 dell'avviso pubblico. A questo punto, a tutta una serie di domande ho già risposto, anche quella della retroattività, abbiamo detto 1º febbraio 2020, e quindi anche il discorso che bisogna rispettare le percentuali per l'occupazione femminile, eccetera, sono tutte cose a cui ho già risposto in precedenza. A questo punto, per il resto troverete comunque le FAQ, le domande frequenti, le troverete sul sito di Lineamica. Io vi ringrazio per l'attenzione di questi quattro webinar, vi ringrazio per la pazienza, sono argomenti tecnici quelli del PNRR, abbiamo cercato di renderli, come dire, il più digeribili possibili. Vi ringrazio ancora e passo la parola a Barbara. Grazie a tutti. Il grazie è tutto per te, Vito, veramente un'occasione di incontro con tantissimi aspetti teorici, quelli sì necessari, ma tantissimi anche risvolti pratici che credo siano di utilità per tutti quanti noi. Per cui grazie mille a te, grazie mille a tutti i partecipanti che sono stati, si sono continuati a dimostrare molto attivi e presenti nei nostri webinar. Concludiamo con oggi tutto il nostro modulo sul PNRR. Tutti i moduli sono disponibili
a livello di registrazioni, non quella di oggi ancora, ma lo sarà, e tutte quante le slide sul sito di Eventi PA, abbiamo condiviso in chat il link, lo saranno a breve anche sul sito di Linea Amica, in cui ci saranno presenti anche tutte le FAQ di riferimento di questo modulo. L'appuntamento che vi do è per giovedì della prossima settimana, 16 giugno, sempre alle 9:30, con un tema completamente nuovo, i dati aperti. Intanto ancora grazie a tutti e una buona giornata, un grazie speciale a te, Vitovac, arrivederci.